La boutique La Zanzara dal 1968 è leader dell'abbigliamento maschile per la prima volta, sconta tutto per ristrutturazione aziendale. Camiceria al 40%, maglieria pesante al 50%, maglieria e lana merinos al 20%, giacche, giaccone, giubbotti, abiti al 50%, pantaloni sportivi Bugatti, Bull & Meyer classici al 30% e tantissimi altri articoli scontati al 50%. La Zanzara Boutique, la classe dell'abbigliamento uomo a Siracusa, in via Tisia 148. Round, round, get around, I get around, yeah, get around. Mamma vuole sapere se mi piace questa scuola. Posto ganzissimo. Oh, faccio subito cadere qualcosa. Vediamo se la prendi, La pappa. Anche io ho fame. Sì, voglio il latte. Ma è vuoto, lo butto. Non voglio più andare via. Nemmeno io, mica sono scemo. Cooperativa nasce un sorriso con i Paperotti in via Servi di Maria 68 e Baby Smile via Reggio Corte 19 a Siracusa. Coppa Sicilia ed Ispidia 2 di pallamano, domenica 26 febbraio alla palestra Gradina Pino Corso di Siracusa, in campo Alicada Gattopardo contro Aretusa Matroina. Alle 16 seconda gara con la Paceco, gara finale alle 18.30 e infine la premiazione. Potrete seguire tutte le competizioni in diretta su Tris, domenica 26 febbraio, canale 85. Vuoi acquistare due paia di lenti di diverse diotrie? Non comprarne due, quello che ti serve sono lenti progressive che adattano la visione a diverse distanze. E Ottica Quartarone propone solo lenti certificate di alta qualità del marchio Galileo. Hai bisogno di proteggere la tua vista in diverse condizioni di luce? Abbiamo le lenti fotocromatiche Transition che diventano automaticamente più scure al sole. E se vuoi acquistare un paio di occhiali da sole, ricorda che Ottica Quartarone è esclusivista del marchio Rocco Barocco a Siracusa. Non vuoi pagare subito? Nessun problema. Vieni a trovarci per scoprire come pagare a piccole rate al mese, a tasso zero. Ottica Quartarone ti aspetta in Viale Luigi Cadorna 3133 a Siracusa. Ecco i principali argomenti che tratteremo oggi a Tris Telegiornale. Questione ISAB Lukoil di Priolo, contratto di vendita con Goi Energy è stato firmato. Indennità dei deputati regionali, c'è una proposta del Movimento 5 Stelle all'ARS per dimezzarla. L'alluvione nella Sicilia sud-orientale, la regione avvia il monitoraggio, c'è un piano straordinario per i corsi d'acqua. Dal rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente, la tratta ferroviaria Catania-Gela è tra le peggiori d'Italia. L'operaio morto, folgorato ad Avola fra rabbia e cordoglio, dura la presa di posizione del sindacato degli edili. Il Teatro Greco di Siracusa, Italia Nostra, no ai concerti rock, bisogna spostarli altrove. Questo ed altro tra poco a Tris Telegiornale sul canale 85. Intanto, linea alla regia per i consigli. Unidei Expo Food & Beverage ritorna con la seconda edizione. Dal 12 al 15 marzo la più grande rassegna a Siracusa dedicata ai professionisti del settore Horeca e organizzata da Unigroup S.p.A. Formazione e approfondimento su prodotti e servizi per ristorazione, pizzeria, pasticceria, alberghi e bar. L'ingresso è gratuito ed è riservato a operatori del settore con partita IVA. Registrati sul sito unigroupspa.com. No, bambini, non si può avere tutto dalla vita. Sennò mica stavo con mamma.
Non si può avere tutto dalla vita, o perlomeno non sempre. DR4.0 full optional di serie e tua a 19.900 euro in pronta consegna. Novauto, concessionaria Evo e DR, via Elorina 130, Siracusa. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di 10 anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center, la trovi a Siracusa. Ed eccoci in studio per il consueto appuntamento con il TG. Come avete sentito dalle anticipazioni, è stato ratificato il contratto di vendita dell'ISAB Lukoil alla GOI Energy. Lo ha comunicato lo stesso direttore generale Eugene Maniachin dopo un incontro con i tre sindacati di categoria CGIL e CISL UIL. Vediamo il servizio d'apertura. Il contratto di vendita dell'ISAB Lukoil al gruppo GOI Energy è stato firmato. Lo ha comunicato il direttore generale Eugene Maniachin dopo un incontro con i segretari generali di Filctem, Femmica e Wiltech, rispettivamente Fiorenzo Amato, Alessandro Tripoli e Sebbia Colla. Successivamente alle affermazioni del governo, che ha dichiarato il polo industriale siracusano sito di interesse nazionale, si aspetta da parte delle autorità la conferma attraverso l'applicazione della Golden Power, lo strumento che potrebbe di fatto avviare le procedure per il passaggio della raffineria a GOI Energy. La vendita riguarderà tutti gli asset attualmente di proprietà di ISAB Lukoil, ovvero il sito sud, quello nord e gli impianti di cogenerazione della IGCC. L'operazione potrebbe concludersi entro il 31 marzo, ma la data più verosimile potrebbe essere quella del 30 aprile, tenendo conto della gestione dei passaggi di tutti i contratti con le aziende dell'indotto. Tuttavia, in merito all'udienza intercorsa, il sindacato unitario ravvisa un atteggiamento di cautela volto ad ottenere necessarie quanto dovute rassicurazioni riguardo alla tutela dei posti di lavoro, al piano di investimenti da attuare nel medio-lungo termine e agli obiettivi di transizione ecologica da traguardare secondo le prescrizioni e gli accordi imposti dalle trattative energetiche stipulate in sedi internazionali. Relativamente a tali mutazioni aziendali, le organizzazioni sindacali di categoria palesano il doveroso quanto costruttivo confronto con il nuovo insediamento societario al fine di appurare l'autenticità delle azioni intraprese e di visionare in maniera condivisa le fasi di chiusura delle operazioni di vendita. Se dovessero venir meno le condizioni esposte, le tre sigle sindacali di Filctem, Femmica e Wiltech non esiteranno a manifestare concreto dissenso al fine di anteporre la tutela dei livelli occupazionali e la sacralità del lavoro come bene incontrovertibile, necessario per poter considerare plausibile il proseguo e il buon esito del closing contrattuale. Cambiamo argomento. Alcuni partiti hanno presentato disegni di legge per dimezzare le indennità dei parlamentari regionali. Primo fra tutti il Movimento 5 Stelle, che ha fatto uno studio economico sulla questione. Dimezzare gli emolumenti dei 70 deputati all'Assemblea regionale siciliana, la cui indennità con l'ultimo adeguamento Istat ha toccato quota 12.523 euro lordi al mese. Ad auspicare il taglio del 50% dell'indennità insieme con l'abrogazione dell'adeguamento Istat è il Movimento 5 Stelle, che ha depositato un disegno di legge. Dallo studio realizzato dal deputato Di Paola emerge che i rialzi si sono verificati a partire dal 2018 in poi. Il primo aumento ha prodotto in busta paga un aumento di 122 euro per via di un indice Istat pari al più 1,1%. L'anno seguente c'è stato un ulteriore 1% in più dell'indice, che ha portato l'indennità a 11.345 euro al mese. Altro incremento nel 2020 con l'emolumento a 11.402 euro al mese,
quota rimasta invariata nel 2021, ma con l'inflazione all'8,1%, quest'anno la busta paga mensile è arrivata alla cifra di 12.523 euro. Ci aspettiamo che in commissione l'ARS si valutino tutti i disegni di legge presentati, dice Nuccio Di Paola, gli uffici facciano le verifiche necessarie in modo da trovare la soluzione normativa migliore sia per quanto riguarda l'abolizione dell'adeguamento Istat sia per il taglio delle indennità. Oltre al disegno di legge del Movimento 5 Stelle sono stati depositati in Assemblea altri due testi che propongono l'abrogazione della rivalutazione Istat delle indennità parlamentari. Uno è di Fratelli d'Italia, l'altro è dei gruppi Sud Chiama Nord e Sicilia Vera. Anche il PD sarebbe pronto a presentare un proprio testo. Torniamo a parlare delle alluvioni che hanno invaso la Sicilia sud-orientale. Il presidente della regione siciliana Schifani ha convocato un vertice, ha detto un piano straordinario per la manutenzione di 8.000 corsi d'acqua. Una mappatura urgente degli oltre 8.000 corsi d'acqua presenti in Sicilia e un piano straordinario di interventi per la loro manutenzione è quello che il presidente della regione siciliana ha chiesto agli uffici dopo l'ennesima alluvione che ha colpito la zona sud-est dell'isola. Il governatore Schifani ha riunito attorno ad un tavolo a Palazzo d'Orlani i segretari generali dei dipartimenti regionali coinvolti. Il coordinamento delle attività è stato affidato al segretario generale dell'autorità di bacino della presidente della regione, Leonardo Santoro. Nell'immediato la regione interverrà su Gornalunga, Anapo, Di Rillo e Ficuzza, che sono stati i fiumi causa di allagamento recenti nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta. I lavori, per un impegno complessivo di circa 20 milioni di euro, verranno effettuati con l'utilizzo di mezzi e personale della regione e prevedono anche la ricostruzione di argini, risagomatura dei canali centrali e rimozione del materiale vegetale accumulatosi. Ed è prevista anche l'attivazione di ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza di altri corsi d'acqua, sempre dell'area sud-orientale della Sicilia, per un importo stimato di 180 milioni di euro. L'obiettivo del presidente Schifani guarda più a lungo periodo, una manutenzione complessiva di fiumi e torrenti in tutta l'isola, un progetto al quale stanno già lavorando gli uffici dell'autorità di bacino, ai quali è stata affidata l'alta sorveglianza idraulica, in collaborazione con i dipartimenti dell'agricoltura, sviluppo rurale e protezione civile. Archiviata questa fase di emergenza, Schifani però ha chiesto una manutenzione ordinaria annuale dei corsi d'acqua. Ed eccoci a parlare delle ferrovie, purtroppo in senso negativo, perché la tratta ferroviaria Catania-Caltagirone gela è tra le peggiori d'Italia, lo dice il rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente. La Catania-Caltagirone gela è una delle peggiori tratte ferroviarie d'Italia, lo sancisce l'annuale rapporto di Legambiente denominato Pendolaria 2023. Ritardi infrastrutturali, treni poco frequenti, lentezze nella riattivazione delle linee ferroviarie interrotte e risorse inadeguate. A pagare lo scotto di mancati investimenti e di ritardi è soprattutto il Mezzogiorno, dove circolano meno i treni, i convogli sono più vecchi, con un'età media di 18 anni e mezzo e viaggiano su linee in larga parte a binario unico e non elettrificate. Le corse dei treni regionali in Sicilia, ad esempio, sono ogni giorno 506 contro le 2173 della Lombardia, quando la popolazione lombardia è pari al doppio dei siciliani, rispettivamente 10 e 5 milioni, con un'estensione inferiore a quelle dell'isola siciliana. Emblematico è che esistano situazioni come quello della linea Palermo-Trapani, in via Milo, chiusa dal 2013 a causa di alcuni smottamenti di terreno, e della Caltagirone-Gela, chiusa a causa del crollo del ponte Carbone l'8 maggio 2011. Un quadro, quello di Pendolare 2023, abbastanza preoccupante, su cui per superare i ritardi e problemi è necessario accelerare il passo avviando una vera cura del ferro. Per questo per Legambiente è fondamentale che il tema dei pendolari e del trasporto su ferro diventi davvero una priorità per il governo Meloni, prevedendo maggiori risorse economiche pari a 500 milioni l'anno per rafforzare il servizio ferroviario regionale per acquisto e revamping dei treni e 1,5 miliardi l'anno per realizzare linee metropolitane, tranvie e linee suburbane. Si tratta complessivamente di 2 miliardi di euro l'anno fino al 2030. Per Legambiente gli assi prioritari su cui intervenire sono in Sicilia la Palermo Messina Catania e servono inoltre collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della penisola. Inoltre andrebbe potenziato il trasporto via nave. Ennesimo incidente sul lavoro, del quale non vorremmo mai parlare, ma purtroppo sono troppo frequenti, e stavolta a perdere la vita è stato un operaio di 36 anni, un operaio di Avola. Duro intervento da parte del sindacato unitario degli edili. Vediamo.
Il sindacato unitario degli edili è vicino alla famiglia di Salvatore Eroe, l'operaio avolese di 36 anni folgorato da una scarica elettrica sul posto di lavoro. Una famiglia che rimane senza sostegno economico, con la tragedia di un padre di famiglia, Eroe era sposato con 3 figli, che si reca al lavoro per portare lo stipendio a casa, ma che a casa non torna più. Continuiamo a ripetere che l'incidente mortale è sempre dietro l'angolo, ha ribadito Severina Corallo, segretario provinciale della FENIALWIL, e che bisogna intervenire in maniera concreta e mirata. I sindacati in passato avevano chiesto la collaborazione dei comuni attraverso gli enti bilaterali del settore edile. I comuni infatti sono gli enti appaltatori dei lavori, sia pubblici che privati. Lo scopo sarebbe quello di scambiare le banche dati e di inviare le comunicazioni di inizio attività in tempo reale. In questo modo ci sarebbero maggiori segnalazioni effettuate con particolare attenzione, in pratica una verifica costante dei pericoli presenti sui posti di lavoro. L'operaio stava effettuando un intervento sul tetto di un'abitazione quando è stato colpito da una scarica di corrente elettrica che non gli ha dato scampo. È morto in pochi istanti Salvatore Eroe mentre stava lavorando in un cantiere edile di Contrada Palma, ad Avola. Il TAR di Catania ha rigettato il corso di Air Liquid, il cui stabilimento si trova a Priolo, quindi nella zona del petrolchimico, che chiedeva l'annullamento del piano paesaggistico. Vediamo il servizio. La prima sezione del TAR di Catania ha rigettato il ricorso proposto da Air Liquid Italia Service, con cui chiedeva l'annullamento del decreto di adozione del piano paesaggistico della provincia di Siracusa. Gli impianti della società, che opera nel settore dei gas utilizzati nei processi industriali e svolge la propria attività in un'area di Priolo a sud del torrente Cagnolo, ricadono nell'ambito del paesaggio fluviale dei torrenti e dei valloni con livello tutela 1, in contrasto con la natura fortemente industriale e antropizzata. Per il TAR il ricorso è infondato e osserva che la questione concernente la necessità di sottoporre a VAS il piano paesaggistico è stata ormai definitivamente risolta da numerosi precedenti resi dalla sezione e dal giudice di appello con specifico riferimento al piano paesaggistico. Quest'ultimo si limita a tutelare l'ambiente nel suo aspetto visivo e non interferisce sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la complessa nozione di ambiente, di talché non resta soggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica. I giudici del TAR scrivono inoltre che il livello di tutela 1, che di fatto consente tutti gli interventi di ristrutturazione e manutenzione previo conseguimento del titolo paesaggistico, non evidenzia profili di manifesta irrazionalità o sproporzionalità con conseguente rigetto del motivo di ricorso. E parliamo degli spettacoli, non delle rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Secondo Italia Nostra è sbagliato fare i concerti pop e rock, che bisogna invece spostare altrove. Prosegue il dibattito sulla fruizione dei concerti rock e pop al Teatro Greco di Siracusa. Il cartellone programmato per la stagione estiva è piuttosto impegnativo. Italia Nostra, schierandosi per il no, si appella alla Carta di Siracusa. Proprio a Siracusa fu firmata nel 2005 quell'impegno formale per la tutela e la fruizione sostenibile delle architetture teatrali antiche. In forza di tali considerazioni, Italia Nostra chiede una diversa allocazione della sfilza di concerti 2023 previsti al Teatro Greco, sia per l'incongruità storico-culturale, sia per l'impatto antropico, sia per liberare le gradinate al termine delle rappresentazioni classiche, consentendo in tal modo ai visitatori di godere del teatro nella sua magnificenza e alla pietra di respirare, come sostengono gli esperti di petrografia. Il dibattito in questi giorni ha superato i confini locali. Sul Corriere della Sera Gian Antonio Stella ha scritto che nel 2022 le gradinate sono rimaste sepolte sotto il tavolato per 267 giorni, un'enormità secondo Italia Nostra in danno dei visitatori e della pietra, alla luce dei molti autorevoli messaggi di preoccupazione e di disapprovazione, tra cui anche quello di Luciano Canfora, grecista di chiara fama. Occorre un ripensamento sull'utilizzo improprio del principale monumento della città, tra più conosciuti al mondo. Il vulnus del monumento, secondo archeologi, storici e poi anche petrografi, è l'alveolatura della roccia. In essa ristagna acqua piovana che lentamente ma inesorabilmente intacca il calcare. Inoltre, tra alveoli e fessurazioni si insedia una rigogliosa vegetazione spontanea. Tuttavia, spiegato in una nota di Italia Nostra, mentre gli specialisti esprimono preoccupazione e sollecitano interventi di restauro conservativo e di più puntuale manutenzione, gli amministratori pensano solo a quanti concerti pop rock potervi ospitare. Parliamo di autostrade adesso. Il Consorzio Autostrade Siciliane, la denuncia da parte di Federconsumatori, nuovo direttivo, nessuna convocazione per trattare
sulla sicurezza sulla A18 e sulla A20. Tre settimane addietro Federconsumatori Sicilia ha chiesto al Consorzio Autostrade Siciliano un incontro per avviare un dialogo sulla sicurezza delle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo e contestualmente discutere anche della qualità del servizio offerto su entrambe le tratte. Ad oggi però non è arrivata alcuna risposta. Questo atteggiamento, spiega il sindacato dei consumatori, è mancato dialogo, non è una caratteristica esclusiva del nuovo direttivo del CAS, presieduto dall'avvocato Filippo Nasca. Altre due richieste analoghe ai precedenti vertici dell'ente, datate aprile 2021, erano cadute nel dimenticatoio degli uffici del consorzio. Avremmo gradito una risposta alla nostra lettera, commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, ma non l'abbiamo ricevuta. Il presidente Nasca si è insediato dicendo che per risolvere i problemi delle autostrade siciliane ci vorrà tempo. Noi siamo d'accordo, ma aggiungiamo anche che ci vorrà dialogo, un dialogo che purtroppo ancora non c'è. Le ripetute richieste di confronto inviate da Federconsumatori al Consorzio Autostrade Siciliane derivano dal convincimento che solo il dialogo costante con le associazioni dei consumatori e degli utenti, i sindacati, le associazioni degli autotrasportatori e gli altri soggetti interessati possa aiutare il CAS nell'individuazione e nella risoluzione dei tanti problemi di cui soffre la rete autostradale siciliana. Il presidente del Consorzio Autostrade Siciliane Nasca ha comunque replicato al documento di Federconsumatori sostenendo di aver dedicato il mese di febbraio alle interlocuzioni con i sindacati. A marzo in agenda ci saranno invece gli incontri con le comunità locali e le realtà associative impegnate sul fronte della qualità dei servizi pubblici. Cronaca, andiamo a Catania dove un uomo è stato gambizzato, indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica e scoprire i responsabili appunto della gambizzazione. Si è presentato di sera al pronto soccorso dell'ospedale San Marco di Catania, sanguinava da una gamba ed è stato subito curato dai sanitari che gli hanno riscontrato una ferita d'arma da sparo. Vittima dell'agguato è un 57enne, il quale dopo essere stato ferito si è recato in ospedale a bordo del suo scooter. A indagare sul fatto di sangue sono i carabinieri del radiomobile che hanno già sentito il ferito, che è stato piuttosto vago sulla dinamica dell'accaduto, sostenendo di essere intervenuto per sedare una rissa che ha coinvolto gli avventori di un locale pubblico. In quella frangente a una delle persone coinvolte nella lite sarebbe partito accidentalmente un colpo che lo ha ferito alla gamba. Una versione dei fatti che non convince gli investigatori che hanno deciso di approfondire le indagini. Il 57enne risiede nel quartiere Librino e ha diversi precedenti soprattutto per droga. Era stato coinvolto nel blitz antidroga Revenge 5 sul traffico di stupefacenti gestito dal Gran Cappello di Catania. Le indagini sono state avviate a tutto tondo con particolare riferimento al mondo della droga. Mentre la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per scoprire chi sia stato il responsabile della gambizzazione, il ferito è stato sottoposto alle cure dei sanitari del nosocomio. La politica in fondo al telegiornale, con acque agitate nel centrodestra siracusano, l'MPA non parteciperà infatti più alle riunioni della coalizione dopo che Fratelli d'Italia ha escluso qualche giorno fa le liste civiche dal confronto per le prossime elezioni amministrative. Non è piaciuta a Mario Bonomo, coordinatore provinciale dell'MPA, la decisione di Fratelli d'Italia di escludere le liste civiche dal confronto dei partiti di centrodestra per le prossime elezioni amministrative siracusane. Ci saremmo aspettati, ha detto Bonomo, che il centrodestra ponesse al centro del suo dibattito come priorità la concertazione di un programma serio e completo di governo della nostra città. Ad oggi, invece, assistiamo stupiti ad un balletto di posizioni difficili da capire, fondate solo su nomi di candidati sindaco o su proposte astratte di schieramenti. Avendo come unico obiettivo il bene di Siracusa, continua Bonomo, non comprendo quindi chi vorrebbe marginare in questa fase le compagini civiche. Di conseguenza, conclude Bonomo, per una totale differenza di opinioni sulle scelte democratiche ed inclusive di aggregazione che il centrodestra deve adottare e che invece appare voglia disattendere, l'MPA che ad oggi rappresento non parteciperà ad alcun'altra riunione che non veda coinvolte tutte le forze, comprese quelle civiche, che a vario titolo sono state coinvolti sino ad oggi nel tavolo di centrodestra. Ricordiamo che sabato scorso si è tenuta una riunione tra i vertici di Fratelli d'Italia, alla quale hanno partecipato i deputati nazionale Luca Cannata e regionale Carlo Auteri.
Proprio in quella sede si è deciso che il confronto deve avvenire esclusivamente tra i partiti del centrodestra e solo successivamente agli accordi raggiunti, aprire a tutte le liste e movimenti civici che possano condividerne il programma e il candidato a sindaco. Con questo servizio si conclude l'edizione odierna del telegiornale. Grazie per averci seguito. Arrivederci e a risentirci al prossimo appuntamento.